Salve ragazzi, rieccoci. Allora, grandissima partita, una grandissima partita. Un applauso sia alla Fiorentina che ovviamente al Napoli che ha vinto la partita. A mio avviso è stata una partita che il Napoli ha vinto, diciamo, bene, bene. Gli hanno negato anche un rigore abbastanza clamoroso. Me la sono vista tutta la partita, quindi è stata una partita veramente bella del Napoli. Ha fatto veramente bene il Napoli, ha fatto veramente bene. Ha fatto molto bene il Napoli e diciamo che nel primo tempo il risultato è stato sullo 0-0, nessuna delle due squadre è riuscita a imporsi sull'altra, hanno giocato bene tutte e due e possiamo anche dire che a mio avviso sul primo tempo l'unica occasione clamorosa che c'è stata era quella di Błaszczykowski e niente, poi sul secondo tempo non c'è stato più altro. Nel primo tempo, scusate, nel secondo tempo invece, poco dopo i minuti, pochi minuti dopo, neanche un minuto, ha segnato Insigne, sempre su un errore clamoroso della difesa, a mio avviso, della Fiorentina, che oggi ha preso due gol clamorosi, sbagliando troppo, secondo me, sbagliando troppo e sbagliando molto. Soprattutto questi due errori sono errori molto gravi, a mio avviso, molto gravi. E dopo i gol di Insigne però la Fiorentina non si è arresa, è venuta fuori e con una grande palla di Ilicic ha pareggiato Kalinic. Poi sembrava, in quel momento sembrava che la Fiorentina potesse andare lei sul 2-1, invece da una palla persa di Ilicic prende la palla Higuaín e segna il gol del 2-1. Comunque un applauso a tutte e due perché da sportivo è stata veramente una bella partita. E Higuaín fa il gol del 2-1, poi la Fiorentina ci proverà e non, però non ce la farà assolutamente a pareggiare. Non ce la farà assolutamente a pareggiare per un semplice motivo. Perché diciamo che secondo me con quel rigore clamoroso, una palla dentro di Goulam, Higuaín non ci è arrivato, Tatarusano lo ha falciato, quindi il rigore per il Napoli era abbastanza netto. E quindi una vittoria del Napoli meritata perché sul risultato di 1-1, no, di 1-0, prima che pareggiasse la Fiorentina, il Napoli ha avuto tante occasioni con Albiol, fucanata di poco fuori, ha avuto un'occasione con Caglione, una l'ha sbagliata, una per poco non fa un gol fantastico, e poi niente, quindi per la Fiorentina da recriminare ci sono questi due gol presi da due palle perse in modo incredibile. E se no la Fiorentina secondo me non gli poteva vincerla la partita. Comunque il Napoli ha meritato di vincere alla fine, ha meritato di vincere. E quindi complimenti a tutte e due. E niente ragazzi, ci rivediamo con il commento di Sassuolo Lazio. Ciao, complimenti a tutte e due, però forza Juve.